Mister, non stupisce tanto il 3-0 in sé quanto il modo con il quale è arrivato, perché adesso al di là del 3-0 o dell'1-0 sul Senigallia, continua a stupire la facilità di gioco che questa squadra riesce ad esprimere tanto quanto lo scorso anno. Sì, intanto Walter ci tengo a rubarti 2 secondi più che altro per dedicare questa fa una dedica speciale al nostro magazziniere Mauro, che ha avuto una perdita importante ieri. E con questa vittoria gli vogliamo far capire che veramente siamo con lui e siamo vicini in questo momento. Per quanto riguarda la partita, le prestazioni, stiamo crescendo dal punto di vista mentale, dal punto di vista tecnico, i ragazzi stanno prendendo sempre più fiducia e questo è normale che per un allenatore. È una cosa positivissima, però dobbiamo rimanere sempre con i piedi per terra, dobbiamo crescere perché anche nel primo tempo abbiamo creato tantissimo. Walter, però non Abbiamo puoi finire una realizzato poco, sì, prima è vero. frazione solo sull'1-0, perché poi il calcio è strano, un episodio a sfavore, io lo dico sempre, però poi nel secondo tempo, Sì, però ragazzi. stai chiedendo la perfezione, eh? Ma io non mi devo mai accontentare, io l'ho detto ragazzi, non ci dobbiamo mai accontentare, non è la perfezione, Walter, devi crescere, non ti devi accontentare, anche perché è vero che stiamo facendo bene, ma non benissimo. Possiamo fare di più, ma come lo possiamo fare, lo possono fare tutte le squadre, perché questo, ripeto, è un campionato difficilissimo dove non devi essere bravo a non mollare mai la presa. Stupisce la solidità difensiva di quei tre che insomma ha del sensazionale, al di là adesso pure dei due gol di Menne. E stupisce la condizione di un ragazzo che ha giocato poco e che non ha fatto rimpiangere per nulla Ferraioli, e mi riferisco all'argentino che chiamiamo Baum. Sì, io lo chiamo Ivan, che è meglio perché non ce la faccio Ok, a va dire bene il Ivan, cognome. Lui lo chiamo Ivan da quando è passi per arrivato. Ivan. Ma i tre dietro, guarda, stanno facendo bene. Non è in discussione questo, però ci tengo a dire che stanno facendo bene perché noi facciamo una fase non possesso veramente con tutti i giocatori. Adesso voglio spezzare, io voglio un massacro un po' i giocatori lì davanti perché sbagliano troppo, però voglio spezzare una lancia a loro favore perché loro difendono tanto. Il Calais, la situazione, il Touré, lo Stefano De Gil, il Fabian Pavone, il Michele D'Amore, tutti i giocatori offensivi. Quando c'è da difendere, difendono tutti quanti in linea palla e quando devono attaccare devono fare sempre 50-60 metri e non è facile, soprattutto quando giochi in casa, arrivare luci sotto porta. Per quanto riguarda la prestazione di Ivan, ha fatto un'ottima prestazione. Ivan sta crescendo, io lo vedo in settimana. Ivan è un giocatore che è importante per noi, ha delle caratteristiche che a noi, soprattutto a livello difensivo, ci possono dare una grossa mano perché ci può dare equilibrio. Però la cosa importante, come hai detto tu, non ha fatto rimpiangere, è un giocatore importantissimo per noi come Emanuele Ferraioli. Però questa è la coesione, la forza di questa squadra. Puoi spostare due o tre giocatori, togliere due o tre giocatori, ma il livello di prestazione, il livello di atteggiamento non cambia mai. Ultima considerazione, se oggi facessimo un referendum in città, tu saresti uno dei pochi allenatori in Italia a mettere d'accordo, credo, il 95-98% della tifoseria. Te ne sei reso conto, ne sei cosciente? Ma guarda, sono sincero, vedo che sta crescendo veramente l'autostima nei miei confronti. Ci è voluto un po' di tempo, però lo dico sempre, non devo mollare, non devo mollare. Sono contento di quello che pensano di me, ma sono contento soprattutto di quello che pensano di questi ragazzi, perché io l'ho detto sempre a loro. L'allenatore senza giocatore non può fare nulla, i giocatori senza allenatore possono vincere, l'allenatore senza giocatori non può No. fare nulla. Io devo ringraziare che veramente alleno un gruppo di giocatori e di uomini importantissimi che mi seguono, a me e tutto lo staff dal primo giorno di allenamento, e sono orgoglioso di quello che stanno facendo.